Bene, riprendiamo la discussione sui principi della dinamica. Abbiamo visto la volta scorsa un filmato, quello del PSSC, che descriveva il primo e il secondo principio, e un altro filmato sull'esperienza in laboratorio sul principio di funzionamento del dinamometro, cioè sulla forza elastica, ovvero sia il fatto che un corpo elastico come una molla può essere deformato da una forza e la deformazione è proporzionale alla forza applicata. Quindi oggi parliamo delle forze. D'accordo? La tecnica che abbiamo visto la volta scorsa per misurare le forze è lo strumento, scusate, principale per misurare le forze, è il dinamometro. Che non è altro che un tubicino, anzi, io dovrei avere una foto. Eccola, perfetto. Mettiamo qua sotto. Ecco. Che si basa proprio sul principio dei corpi elastici. Qui abbiamo per esempio una molla collegata a un blocco, per esempio un muro, o una maniglia mobile. La lunghezza della molla a riposo, cioè senza che gli vengano applicate forze, è un dato valore, qui la chiamano X. Se applico, per esempio con una mano, una forza alla molla, cioè se la cerco di allontanare l'estremità dal muro, la molla reagisce con una forza, cioè sento che faccio una certa difficoltà ad allungare la molla. Questa è la forza con cui la molla reagisce alle deformazioni, si chiama forza elastica. La proprietà è di essere elastico di un corpo è descrivibile o definibile nel seguente modo. Un corpo elastico è un corpo deformabile da un agente esterno, una forza quale che sia. In seguito alla deformazione assume una forma diversa, appunto, e una volta che la causa deformante viene rimossa, cioè se io tolgo la mano e lascio andare la molla, quella ritorna nella posizione di partenza. Quindi una volta che venga a mancare la forza deformante, il corpo riassume la forma iniziale. Questa proprietà si chiama elasticità, che attenzione, la molla può essere allungata ma anche accorciata, può essere compressa. La proprietà opposta è quella di plasticità. Il corpo si dice plastico se può essere deformato da una forza e mantiene la forma che ha acquisito anche quando la causa della deformazione, cioè la forza deformante, viene rimossa. Ok? Quello è la plasticità. Quindi posso far assumere un corpo una determinata forma, una volta che lo lascio indisturbato, mantiene la forma che ha acquisito. Qui qual è la chiave? La chiave del funzionamento, che è quella perlomeno utile al fatto che il dinamometro è utile a misurare le forze, è la seguente. Il fatto che la forza con cui può essere deformata la molla è proporzionale all'allungamento delta x, significa x è la lunghezza della molla, lunghezza in presenza della forza meno lunghezza quando la forza non c'è o la lunghezza a riposo. Le due grandezze, forza e allungamento, sono proporzionali tramite una costante k, che si chiama costante di elasticità. Okay. Come qui vedete, la forza è rappresentata da una freccia, la forza è un vettore. Le forze sono vettori. Okay? Anche l'allungamento è un vettore, qui disegniamolo in la forza in rosso, lo disegno in verde. L'allungamento della molla è un vettore che punta verso destra, delta x per delta x. Intendiamo la posizione finale meno quella iniziale. Iniziale significa quando la forza ancora non è applicata, lunghezza a riposo. Ok? Quindi se io deformo la molla, la allungo, questo vettore dà la posizione finale, questo vettore dà la posizione iniziale. La differenza è il delta x.
Questo vettore punta verso destra, mentre la forza elastica punta verso sinistra. Quindi, se voglio una legge vettoriale, ok, la legge completa dice che la forza elastica, cioè la forza con cui la molla reagisce alla deformazione, è sì k volte il vettore delta x di allungamento, ma con un segno meno davanti, perché i due vettori sono opposti. Cioè la molla di suo tende a tornare nel punto di partenza. Devo riscrivere. K è la costante di elasticità. Tanto di scrivere meglio. E questa legge, la legge con cui descriviamo il comportamento della molla, prende il nome di legge di Hooke. Era un contemporaneo di Newton, Robert Hooke. Ok? Abbiamo visto l'altra volta proprio l'esperimento che sta a indicare la natura di questa legge. Se mettiamo in ordinata il valore assoluto e il modulo della forza elastica e in ascissa l'allungamento della molla, okay, abbiamo una legge lineare, cioè la forza è proporzionale all'allungamento della molla in valore assoluto, cioè lasciando stare il segno. Se riportiamo diversi punti, questi si dispongono lungo una linea retta. Okay? Di conseguenza, nella figura qui sotto vedete lo strumento che è il dinamometro, cioè c'è un tubo che contiene una molla, un estremo solidale al tubo, l'altro estremo libero, cioè può essere allungato o accorciato, man mano che io applico una forza via via più intensa, okay, la molla si deforma e la deformazione viene, tra virgolette, misurata da quest'età, che è una scala graduata che riporta la deformazione in termini dell'unità di misura della forza, che è il Newton. D'accordo? Le forze, un attimo vedremo il perché, si misurano in Newton, che prende il simbolo di N maiuscolo, delta x l'allungamento in metri, quindi K, la costante elastica in base alla legge di Newton, è forza diviso allungamento, quindi si misura in Newton fratto metro. Okay. Questo è anche uno dei principi di funzionamento, per esempio, delle bilance a pedana. Le bilance pesa persone non sono altro che, fatemi, vediamo se riesco a disegnarlo in modo decente, c'è una pedana sospesa su cui uno può salire e sotto c'è una o più molle e qui sotto c'è il pavimento. Quando la persona sale sulla pedana, la forza peso della persona comprime la molla, ci sono dei sistemi che misurano la compressione della molla e restituiscono, indicano il peso o la massa, meglio ancora, della persona che c'è salita sopra. Normalmente la molla non è una, ma sono almeno quattro, però il principio è lo stesso. Okay? Quindi viene usata la legge di Hooke anche in quel caso lì. Questa è la tecnica con cui funziona il dinamometro. Sulla legge di Hooke torneremo più volte perché è una legge importante. È la tecnica base con cui funzionano i corpi elastici. D'accordo? Detto questo, cioè su come si misurano le forze, che grandezza fisica è, torniamo un attimo indietro e ripensiamo al filmato che abbiamo visto del DSSC, mi sembra qualche giorno, la settimana scorsa, se non vado errato. E abbiamo visto che se, insomma, immaginate che il piano della lavagna sia un piano visto in orizzontale, un tavolo visto da sopra. Se io qui ho il fisico nel filmato, aveva un libro sul tavolo e lo spingeva applicando una forza,
in questa direzione, per esempio, e quindi il libro si spostava lungo la direzione della forza. Ok? Se spingo in una direzione diversa, con un'altra forza, ottengo un effetto diverso. Ok? Cioè il libro si sposta in un'altra direzione. Quindi questo, anche questo è un motivo che sta alla base del fatto che le forze sono grandezze fisiche dove la direzione è importante. Ok? Spingere da una parte o spingere in un'altra cambia l'effetto. Quindi sono vettori. Grandezze fisiche dove la direzione è importante. Quindi saranno caratterizzati da intensità, direzione e verso. D'accordo? Tutto chiaro? Vi ricordate quella parte del filmato? Benissimo. Il posto che abbiamo più o meno intuito che cosa si intende per forza e come la misuro, utilizzando le proprietà elastiche dei corpi, andiamo a vedere adesso quali sono le leggi sulle forze, che sono in realtà questi i principi che le definiscono in modo completo. Cioè, questo ente fisico nuovo che non avevamo incontrato prima, come si comporta? Queste leggi, sono leggi, delle leggi fondamentali, sono semplicemente tre. Va riconosciuto a Newton il merito di aver individuato quali sono il numero minimo di leggi principali, fondamentali, per definire tutte le caratteristiche delle forze. Questo non è una cosa da poco. Vengono anche chiamati principi della dinamica, perché un principio è un'affermazione, okay, una proprietà che uno intuisce o emerge da uno studio sperimentale, tutte le esperienze che si possono fare in laboratorio, okay, sul quale si basa una determinata teoria, in questo caso la dinamica. Le leggi delle forze sono i mattoni con cui si costruisce la teoria della dinamica, cioè l'interpretazione dei moti. In uno o più casi sono leggi controintuitive, che quando sembra in realtà che le cose vadano diversamente, ma se uno ragiona un pochettino più in profondità, si rende conto che questi sono in realtà i mattoni di partenza. Cominciamo con la prima. Il primo principio della dinamica viene chiamato anche principio di inerzia. E ci arriviamo secondo la strada proposta già da Erwin e da Alessandri e poi ripresa da Newton. Okay? Immaginiamo un piano inclinato sul quale mettiamo un determinato oggetto, quale che sia una importanza, e poi un piano orizzontale. Immaginiamo di lasciar cadere questo mattone, questo blocco lungo il piano inclinato e vediamo che procede aumentando di velocità finché scende, poi si sposta finché a un certo momento non si ferma. Ok? Aristotele a questo punto avrebbe detto: ok, il mattone ha subito una spinta mentre scendeva, siccome poi la spinta viene a mancare, mancando una forza che lo mantiene in moto, si ferma, perché tutto ciò che si muove è mosso da qualcos'altro. Ok? Erwin di Alessandria e a Galileo invece fanno quest'altro ragionamento, ripeto, controintuitivo. In realtà il mattone nella nostra traiettoria indicata in rosso non è esente dall'effetto di forza, perché lungo questo tratto agisce comunque l'attrito. Cioè c'è un tipo di forza che ha effetto sul moto. Se io riesco a ridurre l'attrito, cosa otterrei? Beh, nelle stesse condizioni, cioè lo stesso piano inclinato di prima, ma stavolta ho una superficie con meno attrito,
Che cosa succede? Beh, che il nostro mattone sì, viene accelerato, poi va avanti, ma si ferma molto dopo. Qui c'è meno attrito. Meno attrito c'è, più lontano riesce a spostarsi il corpo, a parità di punto di partenza. E così via. Se io riuscissi a ridurre del tutto l'attrito sul piano orizzontale, cioè se riesco a togliere l'attrito tra il mio blocco e il piano orizzontale, questo dovrebbe, fatemi disegnare in blu, non fermarsi mai. Perché se meno attrito c'è, più lontano va, senza attrito non dovrebbe fermarsi. Che significa rimuovere l'attrito? Significa, generalizzando, riuscire a realizzare questa situazione. Se le forze agenti su un sistema, su un determinato corpo, hanno risultante o totale, se preferite, nulla, cioè se su un oggetto agiscono un certo numero di forze, non importa quante o quali, ma se il loro totale è vettorialmente zero, ok, allora e solo allora cosa succede? Che l'oggetto rimane nello stato di moto nel quale si trova. Se è fermo rimane fermo, se è in moto rimane in moto. Cioè la sua velocità in senso vettoriale è costante. Questo è detto principio di inerzia. Perché inerzia? Inerzia significa pigrizia. Ogni oggetto, ogni corpo tende a mantenere lo stato di moto nel quale si trova, se viaggia a velocità costante, la velocità è un vettore, mantenere stato di moto significa mantenere il vettore a velocità costante, fin tanto che non subisce effetti dovuti a forze esterne, che è il caso di prima, no? Perché mentre il nostro blocco scende dal piano inclinato e scivola sul piano orizzontale, in questa regione le forze ci sono, l'attrito non l'ha eliminato, l'attrito è una forza. Se riuscissi a eliminarlo, avrei realizzato questa situazione ideale e troverei questo moto. Ci sono domande? Risultante. Hai ragione, adesso scrivo un po' più in chiaro. Questo grande S si chiama forza risultante, cioè la forza risultante è la somma di tutte le forze che agiscono sullo stesso oggetto. Mettiamo che ce ne siano n, tutte agiscono sullo stesso oggetto. Se forze agiscono su corpi diversi, non entrano a far parte della forza risultante. Ok? Ed è una somma, attenzione, vettoriale. Ok? Fin qua ci siamo. Attenzione, vale il contrario. Vedete, qui c'è la doppia freccia. Cioè, se la somma delle forze totali è zero, allora il moto è un moto rettilineo uniforme. Attenzione, è meglio specificare anche questo. Velocità costante significa moto rettilineo uniforme, che è l'unico moto che ha velocità vettoriale costante. Se ho un moto che non è di questo tipo, cioè se un moto ha velocità che non è costante, di conseguenza
posso dire che le forze risultanti non sono zero. Cioè, se un corpo viaggia in velocità costante, viaggia di moto rettilineo uniforme, lo fa se e solo se la somma vettoriale di tutte le forze che gli sono applicate dà totale nullo. Qualunque altro tipo di moto è un moto che ha risultante delle forze applicate diversa da zero. Quindi, nota bene, se osservo un corpo che ha una traiettoria rettilinea, ecco, mettiamo un pallino, qui mettiamo il trapezio, e quindi si muove con velocità, fatemi disegnare in blu, V costante, in senso vettoriale, cioè in intensità, direzione e verso, da questo deduco immediatamente che la somma delle forze applicate a questo oggetto vale 0. Se invece osservo un oggetto che fa una traiettoria curvilinea, dove in questo punto la velocità è questa. No, volevo disegnare in blu. Qui ho V1, qui ho V2, che possono essere anche dello stesso numero di metri al secondo, ma vedete che le direzioni sono diverse. Quindi in questo caso la velocità è cambiata, la velocità non è costante. Allora ne deduco che la somma delle forze applicate, la forza risultante, analogamente non è zero. Quindi qualunque moto curvo, qualunque traiettoria curva richiede una forza. Se io voglio fare a un oggetto, voglio fargli seguire una traiettoria curva, necessariamente devo applicargli una forza. Ok? Diciamo, c'è anche un'altra conseguenza importante di questo principio, però ve l'annuncio, ma ne discuteremo un pochino più avanti. Il primo principio della dinamica, o principio di inerzia, è fondamentale per individuare una classe molto importante di sistemi di riferimento, i sistemi di riferimento, fatemi abbreviare, detti inerziali. Anche questo è un punto cruciale. Questi sono sistemi di riferimento particolarmente importanti. Però, ripeto, lasciatemeli mettere in sospeso per adesso. Passiamo piuttosto al secondo principio della dinamica. Il secondo principio, il primo, scusate, dice: cosa succede nel caso in cui la somma vettoriale delle forze applicate a un corpo non sia zero, quindi il corpo rimane di molto rettilineo uniforme? Il secondo principio dice cosa succede se la somma delle forze applicate non è zero. Se ho una forza risultante applicata a un oggetto, non nulla, l'effetto di questa forza è quello di cambiare la velocità, come si poteva dedurre anche dal primo principio, cioè di produrre una accelerazione. E le due grandezze, forza applicata al corpo e accelerazione conseguente, sono proporzionali. Raddoppia la forza, raddoppia l'accelerazione,
viceversa. E la costante di proporzionalità che le lega è la massa. Ripeto, forza, accelerazione, massa. Ecco perché da dove nasce l'unità di misura della forza. Se la massa la misuro in chilogrammi, l'accelerazione la misuro in metri al secondo quadrato, okay, allora la forza sarà chilogrammi per metri al secondo quadrato, a cui diamo il nome di Newton. Quando dico che su un oggetto che pesa 1 chilogrammo e che si sposta con un'accelerazione di 1 m², dico che gli è applicata la forza di 1 Newton. Il Newton è evidentemente una grandezza fisica derivata, la possiamo riferire a massa, lunghezza e tempi. Massa per una lunghezza diviso un tempo al quadrato, perché è massa per accelerazione. D'accordo? Focalizzate la vostra attenzione ancora su questa. Fatemela evidenziare in rosso. Questa si chiama anche legge fondamentale della dinamica. Supponiamo di applicare la stessa forza a due corpi molto diversi. Spingo, che ne so, l'armadio e spingo la sedia. La forza con cui posso spingere è la stessa, perché sono sempre io che spingo. Però l'effetto è molto diverso, perché? Perché l'armadio ha una massa molto più grande. Quindi a parità di forza, un oggetto di grande massa avrà una piccola accelerazione. Viceversa, un oggetto di piccola massa avrà una grande accelerazione. Quindi, sfruttando questa relazione, cosa posso dire? Beh, la massa posso pensarla come una misura di quanto difficile è accelerare un corpo. Cioè, in base a questo tipo di principio, relazione o legge, come preferite, posso vedere la massa come una misura dell'inerzia di un oggetto. L'inerzia intesa come resistenza di un corpo a cambiare stato di moto, ad essere accelerato. Un corpo molto massiccio è difficile da accelerare. Quindi, se io l'armadio in mezzo alla stanza fermo, per spostarlo devo metterlo in moto, quindi devo accelerarlo, devo fargli cambiare stato di moto. Ma per farlo, visto che l'armadio è una grande massa, devo usare una grande forza se voglio accelerarlo. Se invece devo spostare, che ne so, la penna sul tavolo o la scatola dei gessi, mi basta una forza molto, molto piccola. Perché? Perché la massa dei gessi è molto piccola. All'inizio del corso di fisica avevamo definito la massa come una misura della quantità di materia presente in un corpo. Quella definizione è superata da questa. La massa è una misura dell'inerzia di un corpo, cioè di quanto difficile è accelerarlo. Più il corpo è massiccio,
Più per produrre la stessa accelerazione devo produrre una forza più grande. Ok? Quindi all'inverso, se vedo un corpo molto massiccio che cambia velocità rapidamente, dico su quel corpo è applicata una grande forza. Grande massa, grande accelerazione del prodotto, la forza è molto grande, molto intensa. Attenzione, la forza e l'accelerazione, superfluo dirlo, l'avevo sentito prima, sono entrambi vettori. Ok? Perché questa si chiama legge fondamentale della dinamica? Perché lega le forze che sono le cause del cambiamento dello stato di moto. Abbiamo visto che perché un corpo sia in moto non serve una causa, non serve una forza. In assenza di forze, il corpo si può muovere lo stesso. Ma si muove solo di moto rettilineo uniforme. Non serve una forza che lo mantenga in moto. Mi serve una forza solo se voglio che la velocità cambi. Qui manca il vettore, scusate. Ok? Se io riesco a determinare come è fatta la forza che agisce su un corpo, quali sono le sue caratteristiche, questa relazione mi dice come quel corpo accelera. Per cui so che tipo di moto segue. Quindi questo legame tra forza e accelerazione mi dice se tu hai capito la forza, puoi sapere come l'oggetto si muove. Viceversa, se sai come l'oggetto si muove, sai che forza agisce su quell'oggetto. Quindi con questa semplicissima formula, in realtà sono tre grandezze legate l'una all'altra, in un modo molto elementare. Riesco a capire, riesco a interpretare i moti, cioè riesco a prevedere se su questo oggetto applico questa forza ottengo questo risultato. Viceversa, se osservo un oggetto che si muove in quel modo, deduco, posso ricavare qual è la forza che agisce su di essa. Questa è la chiave di volta per interpretare tutti i moti. Pubblicata per la prima volta nel 1687, è ancora usata da qualsiasi fisico, qualsiasi ingegnere che voglia progettare e realizzare qualcosa. Niente di quello che realizziamo prescinde da questo. Per questo si chiama fisica classica. Classico significa che non va mai fuori moda. Vogliamo costruire un ponte? Questa è essenziale. Vogliamo mandare lo shuttle sulla Luna? Questa è essenziale. Non possiamo farne a meno. Ultimo punto nodale. C'è un terzo principio. Anche questo è molto importante. Che va sotto il nome di principio di azione e reazione. Non fatelo, ma immaginate di dare un colpo molto forte con la mano sul tavolo. Se il tavolo non è molto robusto, il tavolo può inclinarsi, può anche rompersi. Ok? Però io mi rompo anche la mano. Le forze vengono sempre in coppie. Qualunque azione io compia su un oggetto, subisco la reazione opposta. Mi spiego meglio. Se io prendo immaginate che io sia su dei pattini a rotelle. Okay. E mi spingo il muro verso indietro, cosa mi succede? Vengo Vengo spinto in avanti.
Io agisco con una forza sul muro, lo spingo per me all'indietro, il muro spinge me in avanti. Azione, la mia spinta sul muro, reazione, la spinta del muro in avanti. Perché riesco a camminare? Perché riusciamo a camminare? Camminare significa prendere il piede, metterlo ben fermo per terra e spingere indietro. Per reazione, il pavimento mi spinge in avanti. Lì la forza fisica base, chiave di questo fenomeno è l'attrito. Se non ci fosse attrito tra il piede e il pavimento, io non mi muoverei neanche di un millimetro. Ma tutto ciò che posso fare, lo posso fare solamente perché c'è questa. Cioè, se voglio sperare di muovermi, come detto meglio, c'è perché lo devo al fatto che esiste questa coppia di forze. L'azione, io che spingo il pavimento indietro, la reazione, il pavimento spinge me in avanti. Immaginate due persone su una superficie ghiacciata, molto liscia, senza attrito. Se uno spinge l'altro, subisce la stessa spinta, in direzione uguale e contraria. Quindi le forze non vengono mai da sole, ma sempre in coppia. E questo viene enunciato nel secondo principio. Se ho, che ne so, la persona, ecco, qui la persona A e la persona B sul lago ghiacciato, se A spinge B, anche B spinge A con la stessa forza di uguale intensità, direzione ma verso opposto. Cioè, la forza con cui A agisce su B è identica a quella con cui B agisce su A, ma diverso opposto. Una viene chiamata azione, l'altra reazione. E vale questa relazione vettoriale. Attenzione a questo meno. Questo meno sta a indicare che i due vettori FAB e FBA hanno la stessa direzione, la stessa intensità, ma verso opposto. B viene spinto a destra, A viene spinto a sinistra. Ok? Attenzione a un'altra cosa che di solito è sorgente di errore o di fraintendimenti. Mentre nel primo e nel secondo principio, torniamo un attimo indietro, parliamo di forza risultante, cioè forza applicata a un unico oggetto, allo stesso oggetto. Nel terzo principio, azione e reazione sono applicate a corpi diversi. L'azione è quella di A su B, la reazione è quella di B su A. Nell'azione B subisce la forza, nella reazione A subisce la forza. Sono forze applicate a corpi distinti, non allo stesso oggetto. Questa è una grossa differenza. Ok? Con queste tre leggi, questi tre pilastri, su questo si è costruito la visione del mondo fino alle più recenti rivoluzioni scientifiche, quelle della meccanica quantistica essenzialmente. Quindi hanno dominato la scena della fisica per più di 300 anni. E sono ancora in uso. Ok? Quindi sono principi chiave. E sono, come vedete, estremamente semplici, come ogni principio deve essere. Il prossimo passo è quello di andare a metterli in pratica. Cioè andiamo a studiare diversi esempi di forze molto semplici, la prima che vedremo è la forza peso, poi vedremo anche più in dettaglio la forza elastica e vediamo in base a quello che ci dicono i principi della dinamica come possiamo utilizzare questo tipo di forze per studiarne, per prevedere le conseguenze dell'azione di queste, delle varie forze che incontreremo.
Quanto tempo ci manca? Scusate. Allora ci fermiamo qua per oggi. È tutto chiaro? Benissimo.